tuo porta fortuna? Diciamo che lo porto sempre appresso. Però io tutte le volte che tu hai fatto gol te l'ho sempre visto al seguito. Sì, ma l'ho avuto anche nelle ultime tre giornate che non sono molto bene. Quindi non ha lavorato bene il pollo? No, oggi sì. Senti, doppietta importante, cioè la vittoria mancava ormai da un mese, soprattutto la vittoria che mi porta al terzo posto. Sì, una vittoria importante perché comunque gli avversari in forte, ormai, e ci porta al terzo posto, però bisogna lavorare. Anche perché da subito Catania era l'altra grande favorita del campionato all'inizio della stagione, c'era a 19 punti per il Bari, insomma, oggi quelli che sono più 7 tra voi Bari e tra voi Catania. Sì, noi non guardiamo comunque la singola squadra, guardiamo noi stessi. Adesso siamo terzi, dobbiamo recuperare. Sarà una sfida difficile, oggi Bomber è in aria, ha visto tutti i secondi palloni, è sempre nel posto giusto, al momento giusto, e quello che chiede mister a te, o oggi era particolarmente ispirata la tua bene organizzazione? Diciamo che dovrei essere su quasi tutti i secondi palloni, un po' esitato, ho tornato in campionato addosso, con il secondo gol e sono già andato a contatto. Io cerco sempre di arrivare dove comunque Daniele o Robert, più avanti. Il primo gol invece è proprio sul file di Sireno, un bellissimo tiro che ha sorpreso il portiere del Bari, non se l'aspettava, è stato molto rapido a tirare, o cos'è che l'ha confuso? che non è male. Non è male, appunto in questo periodo. No, è stato fortunato, l'ha portata bene, però era centrale, si è spostato un po' prima perché la palla andasse un po' per non morire, si è stato fortunato. Questo terzo posto che dà serenità all'ambiente e magari dà fiducia anche all'allenatore, che si sentiva un po' in discussione. Ma non credo che il mister pensi di essere in discussione, pensi soprattutto a noi, a farci lavorare al massimo per farci esprimere la gara. Come gruppo, quanto non è alta questa gara? Abbiamo le prestazioni che la spesa ci fa con una buona prestazione, poi non sappiamo come realizzarsi, e sappiamo quanto è importante, insomma, è la portata a casa. Vabbè, vincere nel senso per la serenità e ci hanno lavorato sicuramente più per voi. Senti, oggi forse al Bologna non ha giocato bene come altre partite, non ha giocato male, un po' al contropiede, ha fatto un po' sfogare anche i Bari. Nello stesso momento però avete stati molto più cinici, concreti, di altre volte. No, non è cambiato assolutamente niente, perché noi comunque lavoriamo sempre su avere possesso e cercare comunque di far gol sempre. Comunque, oggi siamo stati molto bravi, comunque anche quando giocavano, perché comunque loro sono un'ottima squadra. E grazie tante. Grazie.